non so io cosa spiegata. Prima lasciate like eppure devo dirvi una cosa. Siete molto attenti, questo qua sarebbe un pochino spaventoso. Ragazzi, ma siccome è mezzanotte, io mi scoccio di ritornare a casa. Perché non ci mettiamo a e entriamo in questa casa abbandonata? Sarebbe figo, no? Wow, sì, una nuova avventura, sì. Oh, Madonna, sì, voglio davvero andare a vedere una casa stregata come questa. Ma io c'ho paura, io non voglio andare. Dai, Daisy, ma ci siamo noi, siamo io e Jack e io e John. Dai, vieni. Ok, solo per questa volta. Che ne dite, entriamo? Wow, dobbiamo fare l'avventura, sì, dai, entriamo. Aspetta, fatemi aprire. Ah, entrate, fate silenzio. Ok, ah, aspetta, perché se si cancella non possiamo più uscire ora. No, si apre, dopo si apre. Però è un'avventura, quindi. Quella cosa ti ho detto, non possiamo entrare, è abbandonata. Ma come è abbandonata? Queste qua sono Appunto, sempre. siccome è abbandonata, possiamo entrare. Entrate, entrate, muoviti più. Oh, Sì, come se abbandonata ci speriamo che sarebbero nessuno viene. mostri. Ah! Aiuto! Mi è caduto in faccia! Li ho presi, quelli che volevano entrare in casa. Wow! E ora venite come brutti ragazzini. Una alla volta, iniziamo a prendere tu, bimbo. Che si sente forte, ma invece non lo è. Vieni piano piano. E prendiamo a te, che tu sei il capo di questa banda inutile, che ti credi il forzuto, il non che ha paura, ma sei il primo che ha paura. E prendiamo a lei, la principessa che ha paura e sa che se vuole rimanere amico e degli amici deve andare per forza con loro. E ora venite a casa mia. Ecco entrati in casa. Ora a uno porteremo questi ragazzi in quella stanza e li chiuderemo fino a far scoppiare la bomba. Iniziamo a prendere la principessa che la metteremo al di lato. Poi prenderemo il finto coraggioso e lo legheremo. E poi prenderemo l'inutile e inimicabile creatore di questo gruppo inutile. E ora si chiude. Dove siamo? Aiuto! Calmi, calmi. Vengo io! Chi sei? Allora, ciao ragazzini. Io sono il vostro rapinatore. E la vedete questa bomba? Ora la metterò e fra poco esploderà. Quindi l'ultima parola che volete dire lo potete fare fin quando non esploderà questa bomba. Quindi addio. Ah, andiamo a farmi un bel riposino. Ragazzi, ragazzi, mantenete la calma. Ma come faccio a mantenere la calma? Siamo stati rapiti, Madonna! Ora come usciamo, dai? Siamo bloccati in questa casa per sempre! Io c'ho paura, non voglio uscire, non voglio uscire! Uno. 2, 3, è l'ora di mangiare. Ah, che bella la mia sveglia. Mi sa che sì, è l'ora di mangiare. Mi sa che sono le 5, sì. Vado a svegliare quegli stupidi. Andiamo. Ehi, stupidi, inutili ragazzini, sono le 6 in punto e ora è l'ora di mangiare. Vi porterò qualcosa per farvi morire con la pancia piena, perché alle 10 in punto la vostra bella testolina, il vostro corpo, le vostre gambe esploderanno. Quindi salutate chi volete, salutatevi perché poi esploderete. Ciao, ci vediamo fra poco. Ah, aiuto! Ragazzi belli e pronti il vostro pasto. Ah, Aiuto! ora vi apro tranquilli. Sapete che si mangia? Oh,
Oh mio Dio, che schifo è quella sbobba! Mi viene da vomitare! Mi viene da vomitare pure a me, sembra cacca! E la mangerete, se volete morire con la pancia piena. Prendete questo piatto, inutile ragazzino. E ora aspetta pure tu, perché non sarai senza cibo. Mangerai anche tu questa sbobba schifosa. No, non me lo dare a me. Prenditelo o verrai ucciso prima del tempo con una bella pallottola nel petto. E mangiate. Okay. Se ritorno che non avete mangiato, vi ammazzerò. Buona parte. E io sai cosa mi faccio? Un bel polletto fritto. Ah, è quasi pronto il mio polletto. Vediamo. Dun, dun, è proprio pronto. Scott. Ah, e ora mangiare il mio polletto. Fatto con carne di bambino appena nato. Ah, mangiamo. Buonissimo. Lo adoro. È sempre il miglior pollo, quello fatto da mammina. Che ore sono? Sono 6:30. Direi di farmi video, andare a vedere un po' la televisione. Vediamo, che cosa dobbiamo vedere? Ma sai che cosa vedo? Vedo un po' col telegiornale, che non lo vedo da tanto tempo. Con questa musica poi, ancora più bella. Sì, ragazzi, oggi stiamo molto molto attenti, perché sono 3 bambini che sono scomparsi dalle loro famiglie. Trovateli, che sono stati rapinati, o, non lo so, da un ragazzino. Io non sono un ragazzino, sono Igor e cambio questo canale schifoso. Ah, vediamola. Che bella questa. Queste gli sci, mi piacciono molto gli sci. Oggi giocheremo agli scivoli. Li adoro gli sci. Ah, aiuto, aiuto! 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 Zitti! Se parlate ancora, vi uccido! Ragazzi, mantiamo la calma. Mangiamo questi oggetti, perché se li mangiamo può essere che abbiamo più possibilità. No, e, io butto il piatto a terra! E, no, morirai per prima. Se non vuoi morire, mangia. E comunque, c'è tanto dei coltelli. Possiamo provare a rompere la corda con i coltelli. Ho sentito che lui alle 7 va a dormire. E noi in questo momento possiamo, quando vai a dormire alle 7, possiamo cercare di slegarci e cercare di uscire. Ma lui c'ha la chiave, ma come facciamo a uscire, madonna? Lui c'ha la chiave, dobbiamo entrare nel suo letto, poi si sveglia, poi ci uccide, madonna. Allora, ricorda, noi se usciamo mentre lui dorme possiamo provare a prendere delle bombe, perché io ho sentito che lui prima ha aperto il, aveva aperto qualcosa e ho sentito una cosa con tanto rumore che cadeva a terra. E possiamo provare a utilizzare questo per spaccare la finestra e uscire. Quindi, mangiamo tutto quanto. Mi appena sono finito. Che ci sono bomba. Abbiamo ancora almeno 2 ore. No, 3 ore, ho sbagliato. Finché la bomba esplode. Quindi, mangiamo tutto. Quando lui verrà, di sicuro ci priglierà i piatti. E mettiamo tutto uno sopra l'altro, perché così non si vede che manca un coltello. Oh, super vomitare. Va bene? Mangiate, per favore, mangiate, dai. Dai, mangiate. Com'è? Fa schifo? Sì. Super vomitare. Mangiate, ingoiate subito. Ma che cavolo è? La pappetta per i bambini? Non me la ricordavo così buona. Così schifosa, voglio dire. Da piccola mi sembrava più buona. Forse ha messo veleno qua dentro qualcosa. Sì, infatti. Che ore sono? Quasi 6:30. Spegniamo la televisione e vediamo se quei marmocchi hanno finito di mangiare. Stupidi! Avete finito di mangiare? Sì, abbiamo mangiato tutto! Vedremo. Bravi ragazzi. Datemi questi piatti. Manca poco per morire, quindi... Salutatevi, ciao. Mettiamola a fare questi piatti schifosi, tanto non li laverò. Io vado a dormire, se sento rumore è la vostra fine. Avete capito? Ok. Ora fammi spegnere qualunque luce.
È ora di dormire. Buonanotte. È stato benissimo, vero? Sta andando tutto per benissimo. Oh mio Dio! No! Mi sono dimenticata di mettere la sveglia! Ragazzi, ecco qua il coltello. Allora, per fortuna ci ho legato solo sopra il collo e sotto. Quindi riusciamo a slegarci. Inizio io. Non ci credo, ragazzi, sono uscita. Non dite nessuna parola. Fallo a me. Un attimo. Ok? Esci. Anche tu. Ok. Ok. Ora nascondiamolo. Aspetta. Dobbiamo cercare di aprire. Daisy, dammi la tua forcina. Io sai quante volte sono riuscita ad entrare in casa con la porta chiusa. E mi devi dare la forcina perché so come aprire. Va bene, dammela. Sì. Ok. Oddio. Ragazzi, uscite in piano. Piano. Siamo fuori da casa, quindi. Chi sa per vederci e poi ci uccide. Ha detto la nostra fine. State zitti, ragazzi. Cercate se da qualche parte trovate là una qualcosa di pesante. Sì, ok. Ci sta qualcosa qua dentro. Ci sta qualcosa qua dentro. Dobbiamo vedere. Ragazzi, ho trovato la mappa. Devo dire mazza. Brava Daisy. Apri un attimo io. Ragazzi, muovetevi, correte. Ok. Ragazzi, sono le 9:59. Correte. Correte. Deve svegliare correte, ora. Correte. Si è aperta, scappate! Questo. Scappate! Non me ne importa niente, scappa! Oh, che bello! Non ha messo la sveglia, fammi vedere se sono morti! No! Sono scappati! Ragazzi, scappate! Scappate! Oh mio Dio, fammi correre! Non ci posso credere! Sono riuscita a scappare, ma prima o poi vi prenderò!